Ciao, la ricetta di oggi facciamo un primo di pasta. Facciamo un pasta al forno con melanzane e provola di aggerola. Un piatto molto semplice, molto sbrigativo, con pochi ingredienti ma con grande gusto. Ok, andiamo subito al procedimento. Questi sono gli ingredienti di oggi. Allora, due melanzane, dei rigatoni oppure dei sedanini. Olio di semi per friggere le melanzane, olio di extravergine di oliva, del sale, una passata di pomodoro, del parmigiano, una bella provola di aggerola, del basilico e aglio. Allora, io oggi abbino questa pasta al forno, abbino questo tipo di pasta qua. Ecco qua, andiamo subito con il procedimento. Allora, in un pentolino ho messo dell'olio d'oliva. Aggiungerci due spicchietti d'aglio, facciamo insaporire l'olio, poi ci mettiamo questa bellissima salsa, questa l'ho fatta io l'annata scorsa, ecco qua, tutto naturale. Poi ci andiamo ad aggiungere un po' di basilico dentro, ecco qua. Adesso facciamo cuocere almeno 15 minuti. Allora, intanto che il sughetto si sta cucinando, andiamo a tagliare le melanzane. Allora, io li faccio così, poi dopo li taglio in quattro parti. Li faccio a cubetti. Se c'è qualcuno magari un po' più grossolana, la dividiamo. Ecco qua, abbiamo tagliato tutte le melanzane a cubetti, adesso andiamo a friggerle. Allora, in una padella abbiamo messo dell'olio di semi per friggere, adesso andiamo a metterci le melanzane. Ecco qua, li facciamo in due volte. Allora, il sughetto è a buon punto. Abbiamo già salato un pochettino. Adesso andiamo a togliere l'aglio. Il secondo pezzo di aglio. Adesso spegniamo. Le melanzane sono cotte, andiamo a mettere in un recipiente con della carta assorbente per fritti. Ecco qua. L'importante è che le melanzane abbiano questo colore qua e non troppo bruciate. Adesso prendiamo questa bellissima provola di aggerola, guardate che bella. Bellissima. Andiamo a tagliarla. Io uso la provola, vedete? Non è tanto liquida dentro, però c'è quel giusto latte che serve per dare quella filatura nella pasta. Poi prendiamo e la tagliamo a cubetti, più o meno come le melanzane. Potete aggiungerci anche la mozzarella, fior di latte, va tutto bene. Ecco qua, tutti gli ingredienti sono pronti. Intanto che l'acqua bolle, melanzane, la nostra provola a pezzettoni. Questo è il nostro sughetto di pomodoro di salsa. Guardate che bello, ho pieno di basilico. Quindi questa è una ricetta molto semplice e facile, ma di un gusto eccezionale. L'acqua bolle, andiamo a metterci il sale, andiamo a calare la nostra pasta. Guardate
Potete aggiungere qualsiasi tipo di pasta. Io preferisco un tipo di pasta corta. Allora, io questo tipo di pasta ha una cottura di circa 12 minuti. Io andrò a toglierla a 8 minuti. Questo è il formato della teglia per fare la pasta a forno di oggi. Questa sarà un 25 centimetri quadrato. Ok, io ci vado a mettere un pochettino di sugo sotto, giusto per fare una base così non si attacca. Ok, andiamo a cospargere su tutto. La pasta è pronta, adesso la andiamo a scolare, la togliamo 3 minuti prima. Allora, in un recipiente abbiamo messo un po' di sugo sotto, adesso andiamo a metterci la pasta, andiamo a girare un pochettino così, giusto che non si attacca. Ci mettiamo dentro un altro poco di sughetto, ecco qua. Adesso dentro ci mettiamo anche le melanzane. Fate questa ricetta perché merita, una ricetta semplice ma molto gustosa. Vedete che bene? Poi ci vado a mettere un po' di provola, almeno più della metà, e un po' di parmigiano. Ecco qua. Andiamo a far amalgamare tutto il composto. Mamma mia che profumo! Guardate che bella, eh? Adesso la andiamo a trasferire nello stampo, nella teglia che ho già preparato per metterci tutto dentro il composto. Ok, la teglia è pronta con un po' di sughetto sotto e andiamo a travasare tutto questo capolavoro di provola. E così finiamo di mettere sopra questo sughetto che è avanzato. Un peccato lasciarlo . Questo è un sughetto favoloso. Quando un prodotto è specialmente genuino, questa è una salsa che ho fatto io. Vediamo di mettere un altro pezzettino di provola. E per ultimare il quadro facciamo una bella passatina di... Ecco qua, bondiamo! Allora, la teglia è pronta, adesso andiamo a infornare a 180 gradi almeno per 15 minuti, poi gli ultimi 2-3 minuti metto a grill per fargli fare quel po' di crosticina in superficie. Ok, andiamo a infornare. Ho tirato fuori la pasta, guardate che bella cottura, quel po' di crosticina che il formaggio si è formato, e questa è la pasta di oggi. Ok, andiamo subito ad impiattare. È il nostro piatto di oggi. Vedete la provola come si è sciolta bene, le melanzane belle intatte, una certa consistenza. Adesso andiamo subito ad assaggiarla. Eccoci qua, il piatto è pronto per essere gustato. Questo è il nostro piatto,
Pasta al forno con melanzane e provola. Una certa consistenza, melanzane integre, il filamento della provola. Adesso che facciamo? Lo guardiamo? No. Allora, io cerco di prendere. Mamma mia, che buono. Guardate qua. È fumante. Sicuramente mi ustiono, però ne vale la pena. Buono. Fate questa ricetta perché veramente è un piatto molto semplice, facile, in massimo in un'ora si fa tutto, però con dei sapori molto molto accentuati. Potete aggiungerci qualsiasi altra cosa all'interno. Io per oggi ho messo soltanto melanzane e provola. Poi potete mettere, non so, polpettine, altri ingredienti di vostro piacere. Ok, fate anche voi questa ricetta e scrivetemelo qua sotto nei commenti come è venuta il vostro piatto. Seguite tutti il passaggio minuziosamente e non vi sbagliate, ok? Allora, se vi piace mettete un like al canale, iscrivetevi alla Cucina di Guido e non vi dimenticate di evidenziare sempre la campanellina per essere aggiornati nei prossimi video. Io adesso mi vado a gustare questo piatto di pasta. E ci vediamo alla prossima. Ciao!